Tra cultura e sociale, con una programmazione di oltre 6 mesi, il Forum Universale delle Culture entra nel vivo. Al PAN stamattina sono stati presentati gli oltre 120 eventi del programma, alla presenza dei 2 artisti che questa sera inaugureranno questa sezione del Forum, i musicisti Diego El Cigala ed Enzo Gragnaniello. Non inizia oggi, ha avuto da maggio in poi alcuni eventi già molto importanti, le storie e leggende napoletane, i fantasmi a Napoli, una parte importante a Repubblica delle Idee, una parte di Napoli Shipping Week. Dal centro storico alle periferie, fra musei, teatri, biblioteche e spazi aperti come piazze, strade, chiostri, chiese, castelli, siti archeologici, sono state chiamate a partecipare le più originali realtà artistico-culturali del territorio, attraverso manifestazioni pubbliche di interesse, per creare riflessioni che si focalizzeranno su 5 temi universali: condizioni per la pace, conoscenza, diversità culturale, sviluppo sostenibile e mare. Ed il concept della manifestazione ha anche scelto di diffondere sul territorio della regione altri eventi insieme con gli altri comuni sedi dei siti UNESCO: Caserta, Benevento, Pompei, Ercolano, Ascea, Paestum e Ravello. Parte questa rassegna ad Oxo sound che andrà avanti fino alla fine, a metà agosto, poi avremo il Forum delle città del Mediterraneo ad ottobre, dove ci saranno tutti quanti i sindaci e le istituzioni culturali e le maggiori città europee e nordafricane e del Medio Oriente, e poi ci sarà il Future Forum in collaborazione con l'Ocse, con l'Istituto del Futuro di Copenaghen e di Houston, in cui ragioneremo appunto sugli scenari futuri, poi ci sarà tutto il grande programma dedicato a Edoardo, 2 grandi mostre sulla scultura napoletana e addirittura sugli Ori e gli Angioini e tantissime altre cose. Elencarle tutte sarebbe quasi impossibile. Sarà un piacere vedere i napoletani e scopriranno mano a mano tutto questo programma un poco alla volta. Stasera succede una cosa magica, perché l'abbiamo fortemente voluto questo incontro fra uno straordinario artista internazionale che è Diego El Cigala ed uno straordinario artista internazionale nato a Napoli che è Enzo Gragnaniello. Suoneranno prima l'uno e poi l'altro e poi suoneranno assieme siamo convinti che sarà una notte magica. Adesso si entra nel vivo, comincia il programma, quello più importante, da stasera fino al 1 novembre, il Forum delle Culture, di grande qualità e diffusività in tutte le municipalità, con la partecipazione delle scuole, dei giovani, tradizione e innovazione, artisti napoletani e provenienti da tutto il mondo. Napoli, contaminazione di culture e di popoli. Ma a Napoli ogni cosa è difficile, ogni cosa è polemica, ogni cosa è conflitto. La cosa che mi fa più piacere è che ci abbiamo fortemente creduto che si poteva fare e l'abbiamo realizzato. C'era chi scommetteva sulla fine di Napoli col dissesto e col fatto che il forum non si faceva. Abbiamo scongiurato il dissesto di Napoli e facciamo anche il forum. Quindi questo voglio dare un messaggio positivo, che le cose tra 1000 difficoltà a Napoli si possono fare.